Giovanni, una figura storica delle lotte di Cornigliano contro la lavorazione a caldo della coccheria, oggi di nuovo in piazza. Che cosa è successo? Cosa è successo? Che vogliono rimetterci peggio di come eravamo prima. Adesso no, adesso basta. Ci siamo mangiati il fumo col cucchiaio, ce l'ha presente il carbone, che secondo come tirava il vento ce lo sentavamo scricchiolare in bocca. Adesso ci vogliono mettere, scusate il termine, il trita merda di tutta Genova. E no, ognuno si tenga la sua, tanto per cominciare. Poi non parliamo di gas liquido, perché di bombe in casa non ne vogliamo, senza parlare dei depositi di Multedo, che io capisco che servono per le tante aziende, per tante lavorazioni. C'è tanto bel verde su di qua, ci sono tante belle campagne, se lo mettessero in campagna e non rompessero, il Cornigliano ha già dato, basta. Sì, perché tra l'altro vi era stata promessa la riqualificazione nelle aree ex Silva. Nel 2005, quando le donne di Cornigliano per 20 anni hanno fatto blocchi autorizzati, non autorizzati, con la polizia, senza la polizia, perché i mariti lavoravano all'Italside e noi dovevamo farli noi i blocchi per non farle perdere il posto di lavoro. Ci mettevamo lì sull'angolo di Piazza Massena, bloccavamo Genova, tutto il ponente, tutto il levante e via. Però insomma adesso non se, io sono vecchia, sono stanca, sono tutta rotta anche per tutto quel sacrificio che ho fatto. Gente, nostri parenti che ci hanno rimesso la vita, amici, ma basta. Ma Bucci, è così, adesso ve la dico tutta perché io tanto peli sulla lingua non ne ho. Parla di Porto Antico, parla di Waterfront, parla di... Quando parla dalla Lanterna in giù, non dice San Pier d'Arena, Cornigliano, dice il ponente. Io non sono il ponente, io sono Regoli Giovanna e abito a Cornigliano, va bene?